Portinaia? Eccomi. Prosegui il bandolino, in che piano? Al terzo piano, interno 8, dove sente gridare, non sbaglia. Grazie. Mi devi lasciare stare mio marito! Vattene, la casa è mia! Che poltrina! Vuoi portarti via il marito e dire che non è colpa mia? Le corna, vattene, perché la casa è a nome mio! Vattene tu, un'altra casa, me ne vado via subito! Basta, silenzio! Io! Inquilini, hanno sporto denuncia per i vostri la litigi! La colpa è tua! Non è vero! È lei che ci insulterà la mattina da sera, questa brutta canaglia! Basta! Silenzio! Ragioniamo con calma! È lei che mi provoca! Io? Sì, pudorata! È lei che scrive biglietti amorosi a quel disgraziato di mio marito! Non è vero! Mi fanno dispetti di ogni genere! Guardino, guardino qui quanto fumo! Tutte le volte che accende la stufa combina un guaio di questo genere! Lo fa apposta! Che c'entro io se il tubo non tira? Ma qui c'è uno straccio! Ah, il tubo non tira, vero, brutta! Smettetela! Se non la fate finita vi portiamo al commissariato! Ma calma, zitte! Dov'è la tua stanza? La casa di chi è? È mia! Miglia! Miglia! Bontà nostra, se l'abbiamo sopportata quella! E lei non faccia storie, è ospite qui! Ma pago, sai, pago anche bene! Sì, va bene, ma il prossimo reclamo vi portiamo dentro, intesi? Tieni la bada! Brutta stregherina! E non vediamo! Pronto? Sezione femminile? Passami l'istettrice. Parla la sergente Anna Comin. Pronto, signora ispettrice? Sono con la collega Moretti, in via della Procureria 74. Litigi fra due famiglie coabitanti. Ah, bene. Sono belve scatenate. No, no, non c'è bisogno di avvertire il commissariato. Sì? Sì, ce la caveremo benissimo. Un po' con le buone, un po' con le maniere forti, ma... ce la caveremo. Mm-hmm. Bene. Vieni, vieni, non aver paura. Buongiorno, buona lana. Si dorme male sul tavolaccio, eh? Allora, ti prometti di non scappare più di casa? È già la seconda volta. Alla terza ti mandiamo al riformatorio. Intesi? Signora Ghedini? Eccolo qua il suo figliolo, l'abbiamo trovato stanotte giù alla darsena. A casa poi facciamo i conti. No, no, li ho già fatti con me e ci siamo messi d'accordo. Vero, Marco? Gli avete dato la colazione? Non ancora, signora ispettrice. Hai fame? Sì. Va bene. Ricordati quello che ti ho detto ieri sera. Se farai il bravo ti troveremo un posto in un cinema e avrai una bella uniforme coi bottoni d'oro. Va bene? Vai, vai. Bisogna trattarlo con molta bontà. Tante volte i ragazzi scappano di casa perché i genitori non si occupano abbastanza di loro. E chi ha tempo? Io lavoro tutto il giorno. Sì, sì, capisco, ma Marco è in un'età ingrata. È un ragazzo ribelle, pieno di fantasia, irrequieto, ma non è cattivo. Avanti. Il rapporto della notturna, abbiamo fermato 4 clandestine, sono state mandate alla visita medica. Va bene. A chi tocca? Tu. Vai. Ma sei scoppio di salute, ma perché non ci lasciano in pace? Via la sigaretta. Va bene. Agli ordini, sergente. Grazie, addio ragazze. Ciao, salutami il tuo fidanzato. Andiamo a vedere un appartamento che ha trovato. Auguri, sergente. Addio. Buongiorno, sergente Comin. Buongiorno. Se cerca il dottor Vannini, guardi che è uscito. Ma come, sicuro? Sì, circa 2 ore fa.